amici del softball, buon pomeriggio da Legnano, dal campo Peppino Colombo, dove sta per iniziare gara 3 della serie scudetto tra AMGA Legnano e Des Caserta, di cui vediamo in sovrimpressione il line-up. Ricordiamo, Caserta in vantaggio per 2-0 dopo le prime due partite giocate in casa. E Legnano che deve assolutamente vincere per allungare la serie. A Caserta basta una vittoria per chiudere il conto e portare a casa il terzo scudetto consecutivo. Ricordiamo, Caserta è da 2 anni campione in carica. Qui vediamo le ragazze del Legnano che si schierano in difesa. E in pedana Michela Musitelli a iniziare l'incontro. Le due partite di Caserta sono state due partite molto chiuse, nonostante nella seconda il punteggio sia stato un po' largo, ma le squadre sono state sull'1-1 fino agli inning finali. E intanto abbiamo visto inquadrata la prima battitrice nel box di battuta, Natalie Gosver, giocatrice olandese. La Gosver che in stagione regolare ha battuto 374 di media, è il terzo miglior battitore del Caserta. E ha una on base percentage di 472. E in questo è la migliore del suo lineup. E non per niente è stata anche messa come lead-off. Tocca la Gosver che va nel guanto dell'interbase di Legnano, pronta l'assistenza in prima ed è il primo eliminato della partita. Rivediamo al replay il controguanto Monica Verga che va in prima Francesca Rossini. E questa è Giovanna Palermi, batte seconda, per lei un 255 di media in stagione, schierata come battitore designato quest'oggi. Palermi, veterana del campionato italiano, ha iniziato la carriera nel San Saba Roma negli anni 80. Palermi ha cambiato diverse squadre in carriera, passata alla Lazio, poi Macerata e Bussolengo. Alcune stagioni, un anno a Bologna, uno a Lucca e uno anche a Torino. È dal 2008 a Caserta. È chiamato strike questo lancio di Musitelli. Che lungo Palermi, ma non è abbastanza, auto al volo. Rita Dominici è andata all'eliminazione. Palermi il secondo eliminato. Sinistro.
con la prima palla lanciata Linda Underdorf, che è la seconda olandese del Caserta, miglior battitore in stagione regolare della formazione campana, perché ha chiuso con 409 di media battuta, 9 punti battuti a casa, 2 fuori campo. È sicuramente uno dei battitori più temibili del line-up della formazione di Enrico Blätter. Molto esterno questo lancio della Musitelli. Ed è una valida per la Underdos, prima valida dell'incontro, e si conferma giocatrice di altissimo rendimento l'esterno olandese. Singolo al centro. Ultimo battitore del Caserta. Andiamo ora alla parte bassa del primo inning, qui vediamo il line up della AM Galegnano, squadra di casa. In pedana per il Caserta Angelica Selden, la lanciatrice americana proveniente da UCLA. Inizia con un errore la difesa del Caserta. L'australiana Verity Longdroppert guadagna la prima base. Errore di Priscilla Brandi. Vediamo la rimbalzante e la palla che sfugge alla giovane giocatrice italiana. In battuta la cinese Hui Lei Dong, esterno centro. Mostra il bunt la cinese, che ha chiuso con 357 di media battuta in stagione regolare, 2 fuori campo e 17 punti battuti a casa. Riesce il bunt della cinese, è un bunt che fa guadagnare la seconda a Verity Longdropper. Ecco il dugout del Legnano inquadrato. Devo anche fare i complimenti a Legnano per le divise veramente belle in stile americano.
in battuta Claire Warwick, australiana, e dritta nel guanto di Angelica Seldon, questa rimbalzante che va ad assistere Mazzarella in prima base per la prima eliminazione. La seconda, scusate. La rivediamo al replay. È inquadrata Daniela Castellani, giocatrice che non ha bisogno di molte presentazioni per gli appassionati del softball. Gira vuoto il primo lancio. Castellani ha chiuso questa stagione con 310 di media battuta, 4 fuori campo e 28 punti battuti a casa. E viene eliminata al volo Daniela Castellani. Finisce la prima ripresa sul punteggio di 0-0. Andiamo con la nostra sintesi alla parte alta del secondo inning. Inquadrata Pamela Mazzarella, giocatrice italo-americana, che quest'anno ha chiuso con 250 di media battuta, ma solo 9 partite per lei. E c'è un cambio in pedana per il Legnano, mentre vediamo il dugout del Caserta inquadrato. Cambio in pedana, è entrata l'australiana Karina Cannon al posto di Michele Musitelli. E vediamo Mazzarella che va nel box di battuta. Mazzarella batte Mancino. Qui vediamo le giocatrici del Legnano, tutte nel cerchio, a parlare col nuovo lanciatore. Karina Cannon è un'aggiunta dell'ultima ora del Legnano, arrivata a fine stagione. Karina Cannon che è australiana ma ha passaporto inglese, quindi gioca come comunitaria. Dopo l'apertura ai comunitari c'è stata una piccola invasione di giocatrici ceche olandesi nella Italian Softball League. Cannon appunto avvantaggiata dall'avere passaporto inglese. Va ad arricchire comunque la folta colonia australiana del Legnano.
tocca a Mazzarella, dritta nel guanto della Cannon, che assiste in prima con un pizzico di brivido. Era un po' alta questa assistenza. Rivediamo la rimbalzante che facilita la presa della Cannon. Piera Arezza ora nel box di battuta. Ball il primo lancio della Cannon. Arezza ha chiuso la stagione con 268 di media battuta e due fuori campo. Ed è un colpito, l'arbitro manda la giocatrice in prima base. Rivediamo da un'altra inquadratura. La palla sembra aver sfiorato il piede della giocatrice, anche se non è ben chiaro, ma Piera Arezza va comunque ad accomodarsi in prima base. E Priscilla Brandi ora nel box di battuta, a segno il primo lancio della Cannon, 0 ball 1 strike. Brandi, giovane promessa del softball italiano, è anche un'ottima lanciatrice. Ball intanto secondo lancio, anche se quest'anno è stata impiegata maggiormente nel ruolo di terza base come battitore, solo 8 apparizioni in pedana per la Brandi quest'anno. Contro le 34 apparizioni nel line-up. E anche lei tocca una rimbalzante che Cannon assiste in seconda, ma la pallina cade dal guanto di Monica Verga. Rivediamo Cannon assiste in seconda e Verga, nel tentativo di chiudere il doppio gioco, perde la palla. Attenzione, viene dato comunque l'out in seconda base. Gli arbitri decretano che la palla comunque è caduta dopo l'eliminazione in seconda. Nel turno di battuta vediamo intanto Francesca Seguella. Tocca, è una valida a destra per Francesca Seguella e va a segnare il primo punto Priscilla Brandi. È un triplo per Francesca Seguella che sblocca la partita. Caserta in vantaggio per 1-0. Rivediamo replay della battuta di Francesca Seguella.
E qui si fa sorprendere l'esterno sinistro del Legnano. Eliminato ad opera di Claire Warwick, una perfetta assistenza in prima base. Andiamo ora alla parte alta della terza ripresa. Come vedete, Caserta è sempre in vantaggio per 1-0. E ricomincia il line up con Natalie Gosver. Segno il primo lancio della Cannon, 0 ball, 1 strike. Ball il secondo lancio. Vediamo il terzo lancio. Ottima presa di Ilaria Pino, che blocca la palla prima che scappi dietro. È comunque un ball. E swing a vuoto. Due strike per la Cannon. L'arbitro Magnani che è andato a controllare la palla. Ball anche questo lancio. Conto pieno. Tocca la Gosver. Non fa in tempo la difesa del Legnano ad assistere in prima. La Warwick non è riuscita a tenere la palla. Vediamo la battuta, la rimbalzante è abbastanza violenta in diamante.
La Warwick ci ha messo il guanto, ma la palla è sfuggita. Ottimo comunque il riflesso della Verga, che è andata a prendere successivamente la palla prima che finisse oltre il campo interno. Sarebbe stato forse un doppio, limitato comunque ad un singolo Natalie Gosver, mentre Giovanna Palermi va nel box di battuta. Mostra il bant. È strike il lancio della Cannon. Mostra ancora il bant la Palermi. E incassa un ball. Tanto chiede tempo il battitore del Caserta. Riesce il bunt di sacrificio. Natalie Gosver che arriva in seconda. Giovanna Palermi eliminata, ma comunque missione compiuta. Corridore avanzato. Underdos in battuta, incassa il primo ball. Secondo ball. Ancora un ball per la Cannon. E arriva la base per ball per Linda Underdos. Corridore in prima e seconda per il Caserta. E c'è una visita del manager del Legnano, Kylie Bloodworth. Vede un momento di difficoltà del proprio lanciatore. Per il Legnano non c'è domani, deve assolutamente vincere per allungare la serie.
Fine della visita, la Bloodwalk torna nella propria postazione. E le due giocatrici olandesi del Kazert sono in prima e seconda. Bianca Novelli nel box di battuta, uno strike. La Novelli è il bomber del Des Caserta, 396 di media battuta, 8 fuori campo in stagione. Giocatrice italo-sudafricana. Aveva esordito in Italian Softball League nel Macerata. Alta la battuta della Novelli. Ah, peccato. Era quasi eliminata al volo da Rita Dominici, ma la palla è caduta. Sfugge all'ultimo la palla dal guanto e vediamo, si sfoga contro la rete Rita Dominici. Alto questo lancio della Cannon. Buon contatto delle Novelli che però va in foul. In diamante Bianca Novelli, Verga assiste in prima. Due eliminati. Corridori in seconda e terza. Rivediamo. La perfetta assistenza. 6-3. Pamela Mazzarella. È base dichiarata. Questa è una regola introdotta da qualche anno nel softball. Non c'è più la base intenzionale, ma la squadra in difesa può, o meglio il lanciatore o il ricevitore, anziché dare base intenzionale, effettuare i classici 4 lanci fuori dal piatto, possono dichiarare direttamente la base intenzionale e mandare il giocatore in prima base. Qui appunto hanno cercato di riempire le basi per il gioco forzato. Piera Rezza nel box di battuta.
che ha mandato la prima pallina in foul. Questo invece va in diamante, attenzione! Questo potrebbe essere un errore dell'Interbase, vediamo se il Legnano chiede l'interferenza. Il corridore passa davanti. Rivediamo ancora. Niente di fatto, viene classificato errore della difesa, punto è valido e Caserta va in vantaggio per 2-0. Priscilla Brandi in battuta. Tocca in diamante e questa volta non sbaglia Monica Verga, completa il terzo out. Andiamo ora nella parte alta della quinta ripresa, c'è un altro cambio in pedana per Legnano. È l'australiana Lana Tai che va a lanciare. Lana Tai ha chiuso la stagione con 3.15 come media PGL, 11 vinte e 5 perse in 18 apparizioni, 2 salvezze. 129 strikeout realizzati, 38 basi ball concesse, un solo fuoricampo subito. Contro di lei i battitori battono una media di 199, tutto questo in regular season. Lanciatrice che ha lanciato di più durante la stagione regolare del Legnano, 84.1 inning. Primo cliente non è dei più leggeri, Linda Underdos. Chiede la girata alla difesa del Legnano, niente da fare. Batte in foul Underdos. Mm-hmm.
ball questo lancio della Thai. Cambio pallina. Tocca in diamante la Underdosma, rasente alla linea di foul di prima base, la Rossini fa buona guardia e va all'eliminazione diretta. Inquadrata Bianca Novelli. Swing vuoto. Claire Warwick va all'assistenza in prima. Grande giocata dell'australiana, sicuramente una delle migliori straniere della stagione. Warwick che è anche nel giro della nazionale australiana. Esordisce con uno swing a vuoto Pamela Mazzarella nel suo turno di battuta. Bellissimo questo cambio di Lana Thai. Strike guardato. E qui va un po' fuori misura l'australiana. Strike out Mazzarella, chiude così la ripresa Lana Thai. Rivediamo l'ultimo lancio sul filo basso dell'area di strike. Andiamo ora alla seconda parte, alla parte bassa della quinta ripresa. Caserta sempre in vantaggio per 2-0.
tre valide a testa. La difesa del Legnano si riscalda e ecco inquadrata Angelica Selden, saldamente in pedana di lancio, affronta Monica Verga che va lungo ma in foul. Noi vediamo la palla che cade oltre le recinzioni di sinistra. Prova il banta sorpresa, ma non riesce. Verga che ha iniziato la carriera a Bollate, va ancora in foul. E strike out Verga, primo eliminato per il Caserta. Rivediamo il lancio della Selden. Va a prendere il filo interno. Inquadrata Verity Longdroppert, una delle varie australiane del Legnano. Ed è una valida a sinistra, un doppio per la long dropper. C'è una riunione della difesa del Caserta. Rivediamo il bellissimo doppio di Verity Longdroppert. Inquadrata, abbiamo visto la sua battuta in foul, Wagé, giocatrice che ha fatto un po' la storia del softball italiano, giocatrice cinese, è arrivata qui come straniera, poi naturalizzata.
entra come pinch hitter, anche se dovrebbe svolgere il ruolo di coach, ma quest'anno il Legnano si è affidato a lei in alcune occasioni. È uno strike per la Selden. Ball invece questo lancio. Rimbalzante ma in foul, mentre crolla a terra Wojciech. Niente di serio comunque. Rivediamo la rimbalzante che esce qualche metro prima del cuscino di terza. E viene eliminata al volo in foul Wojciech. È il secondo eliminato della ripresa. In battuta Claire Warwick. Boli il primo lancio. Batte in foul. Un ball, uno strike sul conto. Swing a vuoto. Un ball, due strike. Ah.
Due ball, due strike sul conto. Dopo questo lancio quasi raso terra, è una Selden meno controllata del solito. Si fa un po' sentire magari la stanchezza nelle ultime riprese. In foul questo lancio, conto invariato. Per la Warwick, vediamo lo swing della Warwick che va, sembra quasi spingere con le mani la palla verso l'esterno destro. Verity Long Dropper segna il punto dell'1-2. Dai Catalani, dai! Ed è una valida sul primo lancio anche per Daniele Castellani e Warwick pareggia l'incontro. 2-2 il punteggio. Non si è fatta pagare Daniele Castellani. Rivediamo sul primo lancio, gira, un singolo a sinistra che decreta il pareggio del Legnano e rimette in discussione la partita. E come spesso accade, arrivano i punti con due eliminati. Il manager Enrico Blätter, che va a fare visita. Ilaria Pino nel box di battuta. Pronta assistenza di Bianca Novelli in prima. Daniele Castellani è riuscito a non farsi cogliere fuori base, ma notevole come gesto tecnico questa assistenza in prima della Novelli. Va in foul Ilaria Pino.
Swing a vuoto ed è uno strikeout per la Selden. Termina qui la ripresa con Legnano che ha pareggiato la partita. E andiamo ora alla settima ripresa col punteggio invariato 2-2. Tutto da decidere nell'ultima ripresa questo incontro. Per il Caserta comincia il turno in battuta Francesca Concina, l'interbase. Eccola inquadrata. Va in foul la prima battuta. Strike, il secondo lancio, 0 ball 2 strike, grande vantaggio per la lanciatrice australiana del Legnano. Ed è un altro swing a vuoto, strike out il primo battitore. Inizia nel migliore dei modi Lana Tai questo settimo ed ultimo inning. Ball, il secondo lancio su Natalie Gosver. Batte in foul la Gosver. Thank you.
Un'altra volta in foul. Guadagna così due strike la Natai. Ancora in foul la Gosver. E va sul conto pieno. Ennesima battuta in foul. Gosver è una giocatrice molto difficile da eliminare. Chiama la girata l'arbitro di prima, quindi è uno strike out per la Natai. Appare piuttosto contrariata la Gosver. È in battuta Giovanna Palermi. Un ball. Due ball. La tensione ovviamente si alza, il ritmo si è piuttosto rallentato. Ogni singolo episodio può decidere la partita a questo punto. Tre ball. Thank you.
e arriva lo strike automatico dopo i 3 ball a 0. Arriva anche il secondo strike, conto pieno. Ed è fuori, arriva il quarto ball, Giovanna Palermi guadagna la base. In battuta Linda Underdos. Primo strike. Rimbalzante in diamante, Warwick assiste in prima ed è il terzo eliminato. Caserta rimane a quota 2 punti. E si passa all'ultimo attacco del BSC Legnano, che ha la possibilità di sbloccare il risultato. E si apre con un'eliminazione al volo il settimo attacco del Legnano. Monica Verga, girato il primo lancio di Angelica Selden. Long dropper nel box di battuta. Inizia con uno strike la Selden. Bolli, secondo lancio. Battuta in foul, due strike. Ed è conto pieno con quest'ultimo lancio. 3 ball 2 strike.
Ed è il quarto ball, guadagna la base Long Doppert. Gira vuoto il primo lancio, Wajé. Bunt verso la terza base, eliminata Wajé, avanza il corridore. Verity Long Doppert sul cuscino di seconda. Rivediamo l'azione a rallentatore. Missione compiuta per Wajé. In battuta Claire Warwick. Anzi, mi correggo, alla Warwick è stata data una base intenzionale dichiarata e quindi nel box va Daniela Castellani. Ricordiamo, ci sono due eliminati e due corridori in prima e seconda per Legnano. Come vedete dall'inquadratura, la Warwick in prima base. Daniela Castellani che si prepara al suo turno. Ed è ancora decisiva Daniela Castellani con questo singolo che chiude la partita. Verity Long Dropper va a segnare il punto del 3-2. Legnano allunga la serie a gara 4. Giocatrici che vanno a festeggiare sul cuscino di prima, rivediamo. Sempre sul primo lancio, Daniela Castellani batte un singolo a destra. È ancora decisiva la Daniela nazionale. Si chiude qui gara 3 della serie delle Italian Softball Series. Caserta in vantaggio per 2-1, la serie va a gara 4.